Prendiamo l'esempio del corteggiamento amoroso degli animali. Potremmo essere più fantasiosi e divertenti, evitando equivoci imbarazzanti, rifiuti penosi e malintesi nella comunicazione. L'uccello giardiniere della Tasmania deve costruire un capanno per attrarre la femmina. Questo capanno varia da un elementare cerchio di terra fino ad una più elaborata struttura decorativa contenente un mucchio di oggetti che l'uccello ha provveduto a raccogliere in giro. Durante la stagione dell'accoppiamento, la femmina passerà di capanno in capanno e finirà per scegliere quello più fantasioso. Per quanta ingegnosità gli uccelli abbiano speso nella costruzione dei capanni, non saranno mai tutelati dall'imprevedibilità della natura femminile. Il maschio della lucertola spinosa è solito produrre delle macchie azzurre sul petto per impressionare la compagna. Se questa non è ancora pronta per il corteggiamento, inarca la schiena, si alza da terra e si allontana saltellando. L'impaziente dugongo delle Mauritius cerca di attirare la compagna anche fuori stagione, piegando una routine improvvisata di gesti goffi e senza costrutto. Per lo più la femmina non si degna di rispondere. Se è particolarmente infastidita, può decidere di fulminarlo con un esemplare saggio di tecniche seduttive. Raramente il permaloso dugongo impara qualcosa dalla lezione. I pipistrelli testa di martello al crepuscolo si riuniscono in una radura ed emettono una frequenza simile a un sonar per tutta la notte. Anche a miglia e miglia di distanza le femmine udranno la frequenza e si precipiteranno alla prua. Quelle che stiamo sentendo sono le urla di accondiscendenza della femmina dell'istrice quando ha individuato il suo partner ideale. Una volta incontratisi, suggelleranno l'intesa così raggiunta, strofinandosi vicendevolmente i nasi.